Ciao a tutti, mi chiamo e sono un cuoco, ho un ristorante, o meglio, avevo un ristorante. Poi sapete il Covid, le restrizioni, i lockdown e la mia attività ha fallito. Un giorno mi presento, sono e sono un attore, o meglio, ero un attore. Poi sapete il Covid, le restrizioni, i lockdown e i teatri hanno chiuso, io sono ancora in cassa integrazione. Sì, vai tranquillo, tra una mezz'oretta ti invio bonifico, 5k sul tuo conto. Va bene, ciao testina, ciao. Scusate, buongiorno, sono e lavoro per un'impresa che produce mascherine. Sono un manager, o meglio, ero un manager. Poi sapete, il Covid, le restrizioni, il lockdown e il fatturato è aumentato esponenzialmente. E ora sono vice direttore. E allora che cosa ci fai qui? No, volevo solo fare lo sborone. Ma vai a cagare allora! Bella per tutti. Sono un sono un tossicodipendente. O meglio, ero un tossicodipendente. Poi sapete, il Covid, le restrizioni, i lockdown e non sono più potuto andare dal mio spacciatore. Ho chiesto anche al mio medico di base se potevo uscire con l'autocertificazione e mi ha detto che non basta, serve il vaccino. Ma non una, entrambe le dosi. E io gli ho detto, ma guardi che Sono 10 anni che mi sparo 3 dosi al giorno per vena, però non è voluto sapere. Ciao a tutti, sono Mattia Bellone, in arte Bellons, e sono uno youtuber, o meglio, ero uno youtuber. No, basta con questa scenetta che sennò poi diventa ripetitiva, rifacciamo. Sono uno youtuber e ho la soluzione a tutti i vostri problemi. Nei momenti di tristezza potete fare solo una cosa per rialzarvi. O andare ancora più a fondo. Ubriachiamoci assieme! Bellons presenta Alcolisti Anonimi, il vin brûlé. Allora ragazzi, oggi impareremo la ricetta del vin brûlé. Impareremo perché neanche io l'ho mai cucinato, in realtà. Cosa serve per preparare il vin brûlé? Innanzitutto è una ricetta senza lattosio, senza glutine, vegetariana, quindi anche le ragazzine che devono fare la prova a costume possono berlo tranquillamente, ubriacarsi con noi. Allora, 75 centilitri di vino, noce moscata, mela, limone, arancia. Servirebbe ora l'anice stellato. Voi direte, cos'è l'anice stellato? Non lo so neanch'io e quindi lo sostituiremo con 3 semplicissime caramelle all'anice. 6 chiodi di garofano, 5 bacche di ginepro, 2 stecche di cannella, 100 grammi di zucchero. Innanzitutto vi dico che se sentite voci dietro non sono il cuoco, l'attore, perché se non l'avete capito ero io che li facevo, sono i miei amici. Ora possiamo passare alla parte pratica. Ci vuole pochissimo, è un quarto d'ora di preparazione. Iniziamo. Essendo in 3 persone io ho preparato le dosi per 3 persone. Allora laviamo bene limone e arancia perché serviranno le scorze. Non vedo l'ora di berlo, secondo me verrà buonissimo. Per iniziare, allora, grattugiamo la scorza del limone e dell'arancia. Ricordiamoci di utilizzare un pelapatate come questo, oppure se non ce l'avete va benissimo un rasoio per la barba o per le gambe. Dopo aver tagliato la scorza di limone, di arancia e delle mele a fettine, versiamo 100 g di zucchero in un tegame di questa dimensione. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo tagliato la scorza del limone fine senza prendere la parte bianca della buccia, perché poi renderebbe troppo amara la nostra bevanda. La stessa cosa per l'arancia e abbiamo tagliato le mele a fettine. Sottili, sottili. Versiamo il tutto all'interno del nostro tegame dove ci sono... Fai vedere? 100 grammi di zucchero. Aggiungiamo a tutto questo 2 stecche di cannella, 6 chiodi di garofano e aggiungiamo infine 4 bacche di ginepro. Ad ogni problema c'è una soluzione. Noi non abbiamo l'anice stellato? Prendiamo le caramelline all'anice, le tagliamo. Aia. Ah! Ah! Come si fa? La polverina. Ecco, siccome la polverina è un po' difficile da creare con le caramelline all'anice, facciamo direttamente così e siamo a posto. Tanto poi andremo a utilizzare il colino una volta che abbiamo cotto tutto. Siamo pronti, via! A questo punto versiamo i nostri 75 centilitri di vino all'interno della nostra pentola. Mm.
Mettiamo la nostra pentola sul fuoco a fiamma leggera finché non inizia a bollire un pochino. Ricorderete bene questa casa, tra l'altro. Vi sblocco un ricordo. No! Ma... No! È riparata! Sostituita! Sostituita! Che hanno! Andiamo subito! Bene! Aspetta i miei amici che sono andati un attimo fuori casa, sono rimasto... chiuso in una casa che non è mia da solo e potrei fare quello che voglio, per esempio spaccare una lampada. Nel frattempo, visto che sono rimasto in casa da solo, ne approfitto per fare un po' di visualizzazioni sul mio canale. Se non l'avete ancora fatto, andate a vedere i miei video. Vediamo. Questi li ha già visti, questo non l'ha visto. Bolle, ragazzi! Lasciamo bollire per 5 minuti e poi spegniamo il fuoco. Perfetto, ragazzi! Ora servirebbe un mestolo per prendere il nostro vin brûlé e versarlo nelle tazze. Non ce l'abbiamo? Non c'è problema. Ad ogni problema c'è una soluzione. Però come facciamo a versarlo tutto? Vabbè. Beh, ragazzi, sa tipo di noce moscata. Cazzo, non abbiamo messo la noce moscata. È l'unica cosa. È l'unica cosa? È l'unica cosa che non abbiamo messo, è questa di noce moscata. Dovevate mettere anche la noce moscata. Oh no! Secondo me era buonissimo. Secondo me era buonissimo. Oddio! Oh. No, 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 mi è arrivata una botta. Secondo me era buonissimo. Secondo me non è male. Ma scusa, la noce moscata che cosa gli conferiva? Potere. Ora tento di convincerli che la ricetta sia venuta bene. Ma guarda che io l'ho bevuto il vin brûlé, non è così tanto diverso, eh? Vienna era così zuccherato uguale? Uguale non lo so, non penso, però... Al mio amico non è piaciuto il vin brûlé. Ah, no, 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 ragazzi. Vabbè, no, io ce la faccio. Tu vabbè. Ce la fai bere sta roba? Sì, sì. Me lo vuoi bere tu? Ora però farò finta di non essermela presa. No, non è proprio... Se non ti piace, vabbè, non è che... No, no, basta, cioè non è che... Nel frattempo... Ehi, senta, ma mi tolga una curiosità. Ma lei cosa ci fa ancora qui? Motivi di business, ma tu non ci capisci niente, lascia stare. Quel balance lì mi interessa, ci sa fare. Ma tornando a noi, quelle dosi di vaccino di cui parlavi sono forti? Hai voglia, un mio amico c'è anche rimasto secco. AstraZeneca? Alcolisti Anonimi, il vin brûlé.